Avete mai visto un film sui supereroi? Sicuramente almeno uno ne avete visto e sicuramente conoscete i protagonisti. Una cosa che non sapete è che nel mondo ci sono le cinesate anche di questi personaggi famosi. Alcuni si sono divertiti a riproporne una versione alternativa, pigra e abbastanza ridicola. Andiamo a vederne 5. Suicide Squad. Suicide Squad parla di un gruppo di anti-eroi, anzi di cattivoni, che devono comunque salvare il mondo perché sono costretti da una persona afroamericana che non ha scrupoli nell'usare i bianchi a suo vantaggio. Sì, forse è razzista, chi lo sa. L'Asylum, famosa per i suoi film recensiti un tempo da Yotobi, ha capito le potenzialità della squadra suicida e ha deciso di crearne uno suo chiamato Sinister Squad. Sì, non hanno avuto una gran voglia di modificare del tutto il titolo, ma se guardando l'intero film nessuno ha trovato qualcosa protetto da copyright, va benissimo. La storia parla di un gruppo di criminali dotati di superpoteri, che vengono arruolati per sconfiggere l'entità di un altro mondo chiamata Morte. I personaggi principali sono molto simili alle loro controparti originali, eppure la protagonista ha la stessa personalità della ragazza cattiva del Joker. E niente, è già divertente così perché oltre a una recitazione da premio o cavolo sto guardando, è un alternarsi di scene senza senso girate forse da un animale domestico con quattro zampe e una coda, il film offre moltissime risate in compagnie e alla fine c'è pure un epilogo, ma non vi dico niente, godetevelo. Iron Man. Iron Man ormai è conosciuto come un eroe carismatico, forte e capace di sorprendere sempre il lettore. Nelle trasposizioni cinematografiche non troviamo soltanto i film con Robert Downey Jr., ma anche altre cose. Dico cose perché nemmeno Yotobi, dopo averne recensito la pellicola completa, ha capito di cosa si trattasse. Parlo di Metal Man. Metal Man è una di quelle cose che dovrebbero rimanere segrete per sempre, senza mai mostrarsi al pubblico né alla luce del sole né al buio per non spaventare i bambini. Guardando il trailer addirittura sembra ci sia un bambino dentro il costume di Iron Man plagiato, come se non ci fosse un domani, ed è girato talmente in economia che il protagonista in armatura si limita ad eseguire Choke Slam su tutti i nemici per stenderli. Anche perché forse non conosce nessun'altra mossa. La storia per di più sembra quella di Robocop, ma peggio, molto peggio, senza colpi di scena e nemmeno accenni di profondità. Pensate che è uscito con due titoli diversi, prima si chiamava Iron Hero ed era uscito qualche giorno dopo l'uscita di Iron Man 1, e poi ha cambiato nome in Metal Man, uscendo in concomitanza con Iron Man 2 nelle zone dove ancora non esisteva questo DVD. Ah, ha anche dei difetti, eh? Batman e Daredevil. Sembra incredibile, ma ci sono film in grado di prendere spunto da addirittura due fumetti fantastici, fonderli, riproporli in versione cinematografica e farne uscire una vera cagata pazzesca. Il film in questione si chiama Rise of the Black Bat. Beh, a parte il titolo, non fatevi ingannare, non è soltanto Batman ad essere plagiato, anche Daredevil. Il protagonista si chiama Tony Quinn e a causa di un super cattivo che sarebbe una bella dipendente con gli occhiali, ha perso l'uso degli occhi dopo che gli è stato gettato addosso dell'acido. Grazie a ciò sembra sia in grado di vedere al buio, perché... boh, non ho parole, come ha fatto a vederci pure meglio grazie all'acido? Decide così di combattere contro i criminali di notte, cercando di rendere la sua città un po' meno incasinata del solito, liberandola dalla spazzatura criminale. Pensate che pure il costume è quasi identico, mentre pattuglia la città forse deve fare attenzione anche al vero Batman. Almighty Thor. E si torna a parlare di Asylum, secondo me hanno una grande passione per i film di serie Z. Beh dai, danno da fare molto ai recensori che cercano di trovare almeno un piccolo pregio nei loro film, senza successo però. Nemmeno quello su Thor ha saputo regalare bei momenti. Sì, hanno creato un film basato sul mondo di Thor, e su Thor ovviamente, chiamandolo Almighty Thor. La storia parla di creature mostruose che attaccano il pianeta, e indovinate chi è l'unico in grado di fermare questi mostri? Esatto, il nostro Thor che deve ancora sconfiggere suo fratello Loki, che possiede un martellone simile al suo. Ma nonostante abbia il martello più potente, in una scena Thor usa addirittura una mitraglietta per sconfiggere dei mostri imbattibili venuti da un altro pianeta. Sì, una mitraglietta che nemmeno sa impugnare, ma scherziamo! Per di più i mostri in CGI scadente mi hanno anche fatto passare la fame. Vabbè, passiamo all'ultimo film. L'incredibile Hulk. Ah, arriviamo al mio preferito, al trash del trash, a ciò che possiamo definire l'apoteosi delle schifezze fatte film. Vi assicuro che i film dell'Asylum dopo questo sono opere di pura arte. La pellicola si chiama The Amazing Bulk, sì, The Amazing Bulk, e parla di un uomo che si trasforma in un mostro viola gigante con la pancetta quando si arrabbia.
deve così sfuggire dai suoi rapitori e tanta altra gente lo vuole fare fuori. E niente, il film fa schifo, è girato completamente con il telo verde. Tutto ciò che vedete a schermo è stato fatto in computer grafica e nessuna delle persone è veramente in grado di recitare perché non sono attori. Non lo so, sto male, vi prego, scrivete The Amazing Bulk su Google e guardate il trailer. Non so cos'altro dire perché ho capito che è meglio vivere la vita al meglio dopo questo film, quindi andrò a vedermi qualche bel film al cinema tipo Guardiani della Galassia che è meglio. Con questo concludiamo, lasciate mi piace e fateci sapere quale film vi è piaciuto di più, sì, piaciuto. Iscrivetevi e ci sentiamo alla prossima, gente. Ehi, sapete che c'è pure la versione cinesata dei Transformers? Andate a vederlo, si chiama Transmorphers.